Oggi arriva il forno, ragazzi. Ecco qua, ragazzi, il forno, forno a doppia camera. Adesso poi da scartare tutto, bellissimo, camera doppia teglia da 16, bellissimo, anche con i paracalori in acciaio così da non disperdere il calore, cappettina d'aspirazione già incorporata. Adesso i ragazzi stanno montando la penisola su cui puoi appoggiare il tutto e basta, poi va portato dentro e basta, collegato, provata la prima installazione. Punti, davanti c'è un tappo e sotto ci arriva il tubo, lo riesci a togliere? Sì. Allora no, allora devi togliere il tubo, svitare, bisogna... Appena arrivato, nuovo lavello con doccione, ma che bello, tutto in acciaio, bellissimo. Adesso è solamente da collegare, poi ci siamo. E nel mentre è arrivato anche il bancone d'acciaio lungo, bellissimo, 80 di profondità, 202 di larghezza, refrigerato e che scarica da solo, quindi gli scarichi vengono usati automaticamente per raffreddare appunto l'impianto all'interno. Poi se il comune ci lascerà aprire questa finestra, andremo direttamente anche qua con l'esposizione e tutto all'esterno. Figata atomica. È arrivata anche l'IP Bake spirale, 25 kg, una gemella identica, uguale a quella che abbiamo la lanterna. È arrivata affettatrice spettacolare di codoni, ciao Alessandro, spettacolo. E intanto sono arrivati i ragazzi di Cumen che stanno già incominciando a mettere sugli adesivi e tutte le vetrofanie per tutte le insegne, spettacolare. Oggi giornata bellissima, ragazzi, a quei ragazzi di Cumen, spettacolo il loro furgoncino. Adesso monteranno su tutte le vetrofanie e oltre a quello stiamo anche mettendo, vabbè, a parte le due vetrofanie là, poi ci sarà tutta la parte dell'adesivo satinato che andrà appunto a coprire il forno Moretti quando appunto ci sarà la gente qua fuori. Cosa, 2 anni? Sì. Vado insieme alla Tatiana, quasi 2 anni. Spettacolo! Ah, che figata! Vai, maestro! Vai! Top! Grande Moreno, number one! Fighissimo, ragazzi, fighissimo, guarda che roba, montato praticamente tutto, stanno finendo di montare il satinato nella parte fuori del forno, giri la testa, guarda qua che roba, qua un bel salamino, un bel prosciutto cotto branchi qua sulla affettatrice. Ragazzi, buongiorno a tutti dal meraviglioso lago d'Iseo. Questo dovrebbe essere uno degli ultimi giorni di preparazione. Venerdì 31 marzo ci sarà l'inaugurazione di Lievin
a Lovere, qua sul lago di Iseo, ragazzi. Sono troppo contento. Quindi vi aspetto in tantissimi per l'inaugurazione. Si farà dalle 11 di mattina all'una e mezza, 2 di pomeriggio. E poi invece ci sarà apertura normale. Oltretutto sono arrivati anche i banchi frigo. Andiamo subito a vederli, così ve li faccio vedere subito. Basta ragazzi, c'è tutto praticamente di attrezzature adesso. I banchi frigo ci sono, il forno c'è, l'impastatrice c'è, la cassa c'è, il post c'è. Dipinto tutto alla perfezione sia internamente che esternamente. Noi siamo carichissimi. Io me la sto facendo sotto perché è la prima attività che sto aprendo fuori da casa mia. Sono fuori dal guscio, fuori dalla zona comfort, come dico sempre io, e sono veramente contento. Guardate che giornata oggi, ragazzi, spettacolo, eh? Bello, bello, bello. Tanto noi qua abbiamo dovuto mettere dei fogli per coprire le insegne prima che apriremo. Ben arrivati i due banchi frigor, doppio sportello. Bellissimi veramente, con le loro copie di guide a L all'interno, quindi banchi refrigerati 0 gradi fino a 10 gradi, bellissimi, che saranno appunto, qua sopra ci saranno tutte le esposizioni di pizze, quindi essendo qua 1,40 ci stanno più o meno 3 teglie praticamente a banco, quindi 3 qua e 3 qua, quindi 6 teglie in vetrina praticamente. Poi ci sarà anche questo, che poi in un futuro qua, quando vorremmo aprire gli Evin, appunto tutta la parte del serramento sarà una figata, perché anche qua si farà esposizione. E vabbè, qua al lago è veramente una figata, ragazzi. Io sono veramente contento, che dirvi, vi aspetto venerdì 31 marzo dalle 11 di mattina, 10 e mezza, 11 di mattina fino alle 2 di pomeriggio per l'inaugurazione. Poi da lì resteremo aperti comunque fino alla sera, però l'inaugurazione verrà fatta dalle 11 fino alle 2 di pomeriggio. Poi invece apriremo come orario normalissimo di Levin, saremo aperti comunque inizialmente 6 su 7. Immaginavo inizialmente dal mercoledì al lunedì, quindi il martedì giorno di riposo. E basta, il video finisce qua. Spero che vi siano piaciuti i lavori. Quindi questo alla fine, Levin è questo, il laboratorio. Sono contentissimo perché è uscito veramente come l'avevo progettato. Pensate che tutto quello che volevo l'ho messo dove volevo io. Studiato gli spazi, studiato le attrezzature, la tipologia di attrezzature giusta per questo progetto. Questo è stato veramente il primo progetto seguito da me al 100%, sotto ogni punto di vista. Veramente bello, sono orgoglioso di me stesso, dei ragazzi che mi stanno aiutando, dei miei ragazzi, e anche da parte vostra, perché ho ricevuto, sto ricevendo giornalmente tantissimi bellissimi messaggi, e vi ringrazio di questo, mi fa davvero tanto tanto piacere. Sarà una bellissima giornata a prescindere, perché siamo qua, apriamo, siamo qua per divertirci, siamo qua per farvi star bene, per farvi passare una bellissima giornata. Vi mando un abbraccione grandissimo, veramente veramente grande, un bacio, e a presto. Vi aspetto tutti da Levin in pole position venerdì 31 marzo ore 11, ora di pranzo. Ciao.